Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel e in questa nuovissima challenge! In un precedente video vi avevo presentato quella che sarebbe stata la protagonista di questa sfida, di questa challenge che partirà prossimamente sul canale. Vi lascio il link del video in alto a destra per chi se lo fosse perso, così può andare a recuperarlo. Comunque, la protagonista è lei, questa semmina che vedete qua, dal nome Giulia Speranza. E lei, ragazzi, altro non è che la mia SimSelf. Ho deciso di mettermi in gioco personalmente, ovviamente tra virgolette, in questa sfida. Vi avevo anche chiesto di scrivermi nei commenti se avevate un'idea di quale potrebbe essere, di quale poteva essere questa challenge. E devo dire che diversi di voi ci hanno azzeccato. Ebbene sì, ragazzi, la prossima challenge che partirà sul canale sarà la 7 Toddler Challenge. Per chi non conoscesse un po' questa sfida, vi spiego velocemente le regole. Dunque, l'obiettivo principale consiste nel far crescere 7 toddler, quindi 7 sim nell'età di bebè, e farli diventare bambini senza che gli succeda niente di grave, ovvero senza che l'assistente sociale venga e se li porti via. Questo è l'obiettivo principale e diciamo che detta così sembra piuttosto semplice, ma in realtà, ragazzi, se giocate con i bebè sapete che non sarà semplice, ci sarà sicuramente da impazzire, anche perché ci sono comunque delle regole da rispettare. Prima tra tutti, non si devono usare trucchi di alcun tipo, ovviamente. E un'altra cosa è che non possiamo neanche chiedere degli aiuti esterni per tenerci, ad esempio, i bambini, quindi non possiamo assumere una babysitter e non possiamo neanche lasciare i bambini all'asilo. Questo significa che non potremo mai uscire dalla nostra casa a meno che non ci portiamo dietro tutti e 7 i bebè, perché non possiamo lasciarli da soli a casa, ovviamente, o all'asilo. Quindi se ci muoviamo dobbiamo muoverci in comitiva. Quindi già vi lascio immaginare che delirio sarà. Infatti credo che usciremo pochissimo, giusto lo stretto necessario. E queste sono le regole basilari della 7 Toddler Challenge. Io ci ho aggiunto qualche piccola regoletta, tanto per complicarmi un po' di più la vita. Allora, tanto per cominciare, ho deciso che farò lavorare la mia simmina, perché ovviamente mi servono i soldi, non potendo utilizzare il trucco dei soldi, però potrà scegliere soltanto uno di quei lavori che le permetterà di lavorare anche da casa e noi lavoreremo, cioè per forza da casa, non possiamo andare nel luogo di lavoro perché non possiamo lasciare da soli i bambini. Quindi per forza dovremmo scegliere un lavoro di questo tipo. Poi nel prossimo episodio vi farò vedere quale sceglierò per lei. E quindi dovremmo cercare di lavorare anche contemporaneamente se vogliamo pagare le bollette, comprare tutto quello che serve per i toddler, eccetera. Un'altra regola che ho aggiunto è quella che quando i bambini, i toddler cresceranno e diventeranno bambini, dovranno aver massimizzato tutti e 7 i bambini almeno 3 delle loro abilità. Quindi dovremmo portare 3 delle loro 5 abilità al massimo, quindi a livello 5. Vi lascio immaginare, sì, che sarà un delirio questa cosa, però voglio metterci anche questa ulteriore difficoltà. E poi un'ultima cosa, per questa challenge la durata della vita dovrebbe essere impostata su normale, però io ho cambiato un attimo questa cosa, perché su normale la fascia di età dei toddler dura 7 giorni, io invece ho deciso di far durare questa sfida 2 settimane, quindi praticamente inizierà di domenica e finirà 2 domeniche dopo. Io mi sono proprio preparata
un appunto, una festività sul calendario in cui bisogna appunto festeggiare il compleanno di questi sette toddler, e quel giorno lì sarà ovviamente l'ultimo episodio della challenge, se la mia semina ci arriverà viva, perché non è scontato come cosa. Quindi se arriverà viva, la challenge terminerà a quell'episodio. E ho intenzione di strutturare la serie in questo modo, cioè praticamente ogni giorno di vita sim corrisponderà a un episodio. Quindi, in teoria, questa serie dovrebbe avere un massimo di 15 episodi. Sarà quindi una miniserie. Per quanto riguarda l'aspirazione che ho scelto per la mia sim, ho messo questa qui di nativa della città, semplicemente perché abiteremo in un appartamento a San Myshuno, quindi magari può aiutarmi un po' questa cosa con gli stati umorali positivi quando stiamo a casa, però non è obbligatorio completarla, perché se no, ragazzi, sarebbe veramente stata una cosa impossibile. Comunque, queste sono le regole, poche, semplici da dire, ma difficili da realizzare, ma dai, sento di potercela fare. Adesso però vi voglio presentare queste sette piccole pesti, perché sono adorabili, ma attenzione, soltanto all'apparenza. Iniziamo da questa bella piccina. Lei si chiama Greta Toddler. Guardatela, che sembra proprio un angioletto. Ed effettivamente lei lo è, perché come tratto ha quello Angelica. Quindi penso proprio che la nostra piccola Greta sarà quella che ci darà meno problemi. Però ci sono gli altri a compensare la situazione. Questa comunque è la piccola Greta con il suo abito quotidiano. Cioè, guardate che carina, sembra una bambolina. Poi, abito formale, ho praticamente vestito nello stesso modo bambine e bambini per quanto riguarda gli abiti formali e i pigiamini, e ho cambiato solo i colori, mentre il resto avranno abiti diversi. Questo abito da notte con questa tutina, guardatela che amore! Abito da festa, super elegantina, costumino da bagno, abiti per il caldo e infine per il freddo. Che carina! Poi, toddler numero 2. Passiamo a lui. Lui si chiama Mirko Toddler e come tratto ha appiccicoso, quindi lui forse sarà quello che, insomma, non ci si staccherà mai di dosso. Questo è il suo primo outfit quotidiano. Vi faccio anche vedere meglio un po' il primo piano. Poi, formale, eccolo qui, tutto elegantino, da notte alla tutina, vedete che cambia solo il colore rispetto a quella di Greta, da festa, il costumino a pantaloncino, abito per il caldo e quello per il freddo, anche per il freddo hanno tutti l'impermeabile con le galoscette, cambia soltanto il colore. Terza bimba, eccola qui, Nicole Toddler. Guardatela quant'è carina anche lei con questi ciuffetti simil rasta, adorabile. Lei invece è curiosa. Questo è il suo primo outfit quotidiano. Poi, formale uguale a quello di Greta, ma cambia il colore. Stessa cosa la tutina che sembra un piccolo dalmata, troppo carina. Da festa, il costumino da bagno. Abito per il caldo e abito per il freddo barra pioggia. Poi, quarto bimbo. Lui invece è Daniel Toddler. Lui è frivolo, quindi gli piace molto giocare e scherzare. Guardate che occhietti furbetti che ha. Questo è il suo primo outfit quotidiano. Poi, da formale allo stesso abito di Mirko, ma cambia il colore. La tutina per la notte che sembra un piccolo cricetino da festa. Un po' più in tiro, il costumino a pantaloncino per fare il bagno, clima caldo, magliettina e un semplice pantaloncino e clima freddo. Poi veniamo alla terza bimba. Lei è Stella Toddler. Lei, ragazzi, è indipendente, quindi forse anche lei non ci darà troppi problemi perché gli piacerà starsene per conto suo. Guardatela che carina con questo fiocchettino celestino in testa. Questo è il suo primo abito quotidiano, poi formale, da notte, da festa, costumino da bagno, abiti per il caldo e per il freddo. Poi veniamo a lui, lui è Jacopo Toddler. Come vedete, è scatenato e mi sa proprio che Jacopo sarà quello che ci darà
un po' più di grattacapi. Guardatelo con questa espressione così da birichino. Questo è il suo primo abito quotidiano, formale, da notte, da festa, costumino, abito per il caldo e per il freddo. E infine veniamo a lei. Ecco, lei si chiama Naomi Toddler ed è un po' viziatella, quindi pure lei sarà bella tosta da tenere a bada. Guardatela però quanto è carina con questi ricciolini così. Lei è anche molto così sciccosa, gli piace tanto vestirsi carina, elegantina, come potete vedere dal suo primo outfit quotidiano, formale, da notte, da festa, costumino da bagno, abito per il caldo e abito per il freddo. Ebbene ragazzi, queste erano le sette piccole vesti di questa nuova challenge. Io per oggi mi fermo qui. Nel prossimo episodio inizierà la challenge con il gameplay vero e proprio, per cui ragazzi, pregate per me perché ne avrò bisogno. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete il like, mettete anche il mi piace alla mia pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate, se vi piace l'idea di questa nuova challenge e se già da adesso, dalla presentazione di queste sette piccole vesti, ce n'è qualcuno che già preferite. Noi ci rivediamo presto nei prossimi video. Ciao!